Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Nelli Feroci, Nadana, la cosa che dice De Masi è vera, cioè questa situazione parte con un'invasione russa alla quale l'Occidente risponde dicendo dobbiamo aiutare l'Ucraina a mantenere la sua sovranità e la sua democrazia, perché che voi ne diciate, c'è stata una libera elezione in Ucraina che ha messo a presidente dello Stato Zelensky. Cosa succede? Che questa cosa l'Occidente la fa come pura difesa di uno Stato libero e indipendente. L'escalation avviene perché siamo al 64esimo giorno di guerra, perché abbiamo visto orrori di tutti i tipi e perché la sensazione che abbiamo, anche dalle parole di alcuni consiglieri importanti di Putin, è che Putin non si voglia fermare, voglia invece una guerra d'oltranza. Oggi c'è un pezzo molto interessante di Paolo Valentino, un signore che ha intervistato Vladimir Putin nella sua vita, che dice sta vincendo la parte oltranzista dentro il Cremlino, certo. Una parte massimalista che pensa che bisogna arrivare a una sorta di guerra totale ed a un disegno imperialista. Quindi il problema non è la libertà dei cittadini del Donbass, come lei mi dice, ma è purtroppo si va molto oltre. Questo che ci preoccupa enormemente in Occidente. Prego, poi arrivo da Nelli Feroci. Una risposta di Nadana Fridrickson. Dovete capire questo, mi scuso per aver sorriso, ma quando voi, lei dice sempre che avete un regime democratico, ho l'impressione che voi cercate di parlarne di questo. Il vostro ospite è stato molto emotivo, mi ha detto che sono una propagandista e non c'è senso di ciò che dico, non c'è senso di sentirmi. Quando mai ho detto che Zelensky bombarda Mariupol? Non l'ho mai detto. O magari nella traduzione non ci siamo capiti, o magari mi state ascrivendo le parole che non avevo pronunciato per quanto riguarda l'importanza di essere testimoni, di essere sullo scenario della guerra. I colleghi sono molto bravi, io vi ricordo anche qui, io non sto seduta sul divano, io sono una giornalista del campo, io sono stata a Mariupol, a Marinka, nel Donbass, quindi quando io dico qualcosa di questa regione non sto seguendo la metodologia del Cremlino, sono una giornalista, sono una sono quella che riprende. Ma scusi Nadana, se lei è stata sul campo, lei l'ha vissuta il bombardamento della stazione di Kramatorsk? Perché noi c'eravamo, quel signore lì c'era insieme a noi, il mio inviato, ed è stato anzi non era sabato, era Salvatore Garzillo, mi sto sbagliando, ma è stata, io ero lì 20 minuti dopo l'invasione con le mie telecamere da qui, per carità, io non ci sono stata lì, quindi parlo perché ho dei bravissimi e coraggiosi giornalisti che fanno questo lavoro per me. Ma francamente è stato un disastro, ci sono stati bambini morti, persone anziane, cioè è stata una tragedia tremenda. Allora quando lei dice io il campo l'ho visto, possiamo tollerare quel campo di battaglia oggi a 1400 chilometri dall'Italia, per esempio, perché le parlo dall'Italia? No, ma c'è da aggiungere, anche per uno come me vorrei assicurare la giornalista che considera le cose non dal febbraio scorso, ma dal 2014, e quindi tenendo conto di tutte le attenuanti, ciò nonostante è impossibile accettare quello che è avvenuto, anche cominciando dal 14. Io allora scusatemi, questo... faccio finire Nadana perché devo arrivare all'ambasciatore Nelli Feroci. Mi scusi ambasciatore, arriviamo subito. Prego Nadana. Quando voi parlate del fatto che l'Occidente protegge la democrazia in Ucraina, non vi ricordate più che 3 anni fa gli USA, l'Unione Europea, dicevano che in Ucraina non è del tutto il regime democratico e questo non corrisponde agli standard dell'Unione Europea. Quando voi dite che c'è un regime democratico in Ucraina, non vi ricordate più che 3 canali di opposizione televisivi sono stati aperti, mentre Medvedev, che è un'opposizione
cose. Un opponente di Zelensky oggi è stato arrestato. Tutti dicono che lui protegge Putin, però sono solo le parole, nessuna prova. Medvedchuk è stato arrestato e la parte dell'Ucraina ce l'avevo già fatto vedere. E quando voi dite che l'Ucraina si protegge, avete sentito Arestovich, il consigliere ufficio Zelensky, rappresentante portavoce? Lui ha detto che l'Ucraina può prendere la Transnistria e faceva così con le mani, che era una cosa così facile. Questa è una retorica aggressiva a cui hanno reagito anche a Kishinev, però di questo non parlate, non lo notate, non notate i video che vengono caricati dai rappresentanti dell'unità Azov. Voi non commentate come loro trattano i prigionieri quando parlate di Mariupol. Perché non parlate del fatto che c'erano degli scudi umani, che i carri armati si nascondevano in mezzo alle scuole? Io, per esempio, ho conosciuto uno sniper che stava in un edificio residenziale e da lì sparava alle persone. E io questo ho visto, perché a momenti mi uccidevo. La cosa è terribile. Io ho parlato con dei civili. Questa persona spara solo quelle che arrivano da lontano, che lui pensa siano russo. No, hanno detto i civili, lui spara qualche volta sulle persone. E questo è un edificio residenziale. Allora, facciamo una cosa. Quindi mi scusi, c'erano dei civili, Nadana, bambini. Perché ignorate questi fatti? Devo sentire l'ambasciatore Nelly Feroci. Ho capito il suo racconto. E gli hanno detto che erano le vittime, quelle della Azov, erano le persone morte trovate lì. Ambasciatore.